Il 600 per Malta è un secolo d'oro. Nasce la grande stagione del barocco maltese che trasformerà l'isola da macchina da guerra piantata nel cuore del Mediterraneo a splendida capitale culturale, impreziosita da teatri e palazzi che ne faranno una piccola Roma scintillante sotto il sole. Ma il 600 è soprattutto il secolo di due grandi artisti italiani che segneranno fatalmente la storia culturale di Malta, Caravaggio e Mattia Preti. Due storie, le loro, talmente diverse da essere quasi un chiaroscuro, uno di quei contrasti fortissimi di luci e ombre, tanto amati da Caravaggio. Il pittore lombardo arriva a Malta all'inizio del 600, da Fuggiasco, inseguito da una condanna papale per omicidio. Mattia Preti, invece, vi sbarca 50 anni più tardi, già cavaliere, direttamente su invito del Gran Maestro. Caravaggio resta sull'isola appena 2 anni, Mattia Preti 40. Caravaggio dipinge solo 5 quadri a Malta, Mattia Preti 400. Caravaggio, dopo un iniziale successo, viene imprigionato per una rissa e deve fuggire dall'isola, mentre Mattia Preti costruisce lentamente la sua fortuna, fino a diventare il pittore ufficiale dell'Ordine di Malta, protetto dai Gran Maestri e a capo di un'ampia bottega. Infine, Caravaggio muore ad appena 39 anni, abbandonato in un ospedale a Porto Ercole, e viene poi gettato in una fossa comune mentre Mattia Preti si spegne nel suo letto, ricco e celebrato a 86 anni, per essere poi sepolto coi massimi onori nella chiesa conventuale dei Cavalieri. Vite distantissime le loro, ma accomunate da un aspetto: l'aver lasciato a Malta dei capolavori immortali, come la decolazione di San Giovanni Battista del Caravaggio, o le monumentali composizioni barocche di Mattia Preti. Opere che lasciano una traccia profonda nell'animo di chi le ammira oggi, a 4 secoli di distanza.